Benvenuti alla mia mostra. Vi presento Ruggero Di Lollo nel suo studio. La mostra è organizzata nella Pinacoteca Comunale di Gaeta sui due piani. Sul primo ci sono i quadri della montagna, i pannelli, i quadri del mare, opere religiose, sculture e incisioni. Nel piano inferiore ci sono grandi dimensioni, Cantico dei Cantici e Sacchi di mare e Pietre di sole. Vi accompagno alla mostra. Questa è una mostra antologica che espone opere dal 1960 ad oggi. Molte delle opere esposte sono state esposte per la prima volta dopo 60 anni. Questa è la sala numero 1 che contiene i quadri della montagna. Questi sono i quadri del 1963. Il titolo di quest'opera è Sotto la pioggia. È un papà che si toglie la giacca e copre la moglie e il figlio dalla pioggia. I colori sono quelli della montagna, delle mie origini, del Molise, dell'Alto Molise, per cui sono paesaggi autunnali, autoritratti, un angolo del mio studio. E poi c'è questa grande tela che si intitola Vita. Sul lato destro c'è un'ellisse dentro una maternità, una Madonna, cioè una donna con il bambino, come dentro un grande utero. E sulla sinistra ci sono delle figure umane che si stanno scomponendo, che si avviano verso l'astrazione. Questa è una scultura che espongo per la prima volta dopo 60 anni, è la Venere che nasce con le conchiglie. Questo è il ritratto di mia madre, Ersilia. Questo è un grande nudo che si trasforma in natura. In alto a sinistra c'è la testa, che è una specie di sole, poi il bacino e le gambe verso l'alto, che si trasforma in acqua, alberi e figure di natura. Queste opere esposte in questa sala le realizzai in Agnone, nell'Alto Molise, il mio paese, nel 1968. Sono su compensato marino, il colore è quello delle macchine, delle carrozzerie, la nitro. Questa scultura è un guerriero sannita, un bozzetto per un monumento che dovremo realizzare. Nel 69 qui a Gaeta incominciai questi pannelli su metallo con la stessa tecnica dei carrozzieri. Le figure che prima erano dense di pennellate di materia qui si fanno levigate, monocromatiche, con i colori delle carrozzerie. Le figure poi si trasformano tutte in linee orizzontali. Quando questa esperienza terminò, presi i barattoli e li attaccai sulla superficie del pannello, come a dire, l'esperienza è terminata, ma c'è un'appendice. Continuai sui pannelli di acciaio affinché le immagini riflesse completassero l'opera. Erano solo degli interventi di strisce colorate sull'immagine che si componeva. Non poteva mancare la mostra l'amore mio di sempre, l'amore per i gatti. Questi sono due gatti, uno che si stiracchia e l'altro che si pulisce. Nel 77 conobbi l'isola di Ponza e Palmarola e mi venne il desiderio di riprendere i colori ad olio. Realizzai questa piccola tela, convinto fosse l'unica cosa che avrei dovuto fare. Da questa tela si è scatenato l'ira di Dio dei colori. Sono nati 2000 quadri su Palmarola.
Nel 1990 mi fecero utilizzare la chiesa della Surrisca a Gaeta per realizzare il monumento a Padre Pio per la città di Larino e in quell'occasione feci diversi ritratti. Uno è della mia amica Gugliarda Sapienza, la grande scrittrice. A Gaeta hanno dedicato una piazza da pochi giorni al suo nome, perché finì di scrivere il suo capolavoro, L'arte della gioia, qui a Gaeta. Questo è il bozzetto San Francesco e il lupo che si illumina la strada con una colomba nella mano. Liberiamo la pace, il bozzetto per un monumento che dovrei realizzare. Questa è la sala delle opere religiose. Sono esposte 5 opere del Cantico delle Creature, ispirate alle poesie di San Francesco, altre a Pellegrini Terra Santa del poeta Carlo Magno e anche La Vetta. Questa è una crocifissione del 1962. In questa sala sono esposti i monumenti. C'è il bozzetto del monumento in primo piano e sullo sfondo le gigantografie del monumento realizzato. Questo è il monumento a Padre Pio nella città di Larino. Questo è il monumento agli emigrati di Agnone. Questo è il monumento a San Francesco e Gabbiani, nella rotonda di Gaeta, Piazza della Libertà. Il monumento ai ragazzi di San Giuliano, i ragazzi che morirono nel 2002 sotto il terremoto. Questo è il salone delle grandi dimensioni. I quadri vanno da 1,5 metri a 3 metri di grandezza. Il salone del Cantico dei Cantici, realizzato dal 1983 all'87. Sono 64 grandi tele che arrivano fino a 4 metri di misura e riguardano la poesia più bella dell'universo, scritta probabilmente da Re Salomone 5 secoli prima di Cristo. Questo è il salone dei sacchi di mare e pietre di sole. Sono delle jute multiple attraversate da un unico disegno. Questa tela si chiama Ecru. Era un copriletto che mia mamma voleva ricamare, poi non l'ho fatto in tempo e io ci ho realizzato questa tela. Questo invece si chiama Pietre di Sole. Sulla mia terra ho trovato queste pietre molto belle, le ho toccate appena con il colore, poggiato sullo specchio per far vedere anche dove l'occhio non riesce a vedere. La mostra è stata inaugurata il 7 di luglio e termina il 21 di settembre. È aperta dalle 17 alle 21.30. Vi aspetto tutti e vi accompagnerà la signora stupenda, la signora Rosanna, per le sale a farvi comprendere i vari periodi. Grazie per la visita e buona estate.